se ci fossero dei problemi tecnici, naturalmente fatemelo sapere. L'argomento di oggi è quello di, come dire, descrivere qual è il contesto dei trials clinici nel campo dell'oncologia pediatrica. Ovviamente a Monza si fa prevalentemente oncoematologia. E i clinical trials per noi vuol dire la vita di tutti i giorni, cioè avere l'impegno giornaliero di far bene le cose, di organizzarle e di trattare i nostri bambini nella maniera più adeguata possibile, non solo dal punto di vista medico, ma anche dal punto di vista proprio scientifico, organizzativo e dentro le regole della conduzione dei clinical trials. La domanda preliminare che io, come dire, presento sempre all'inizio di, come dire, discussioni che riguardano i clinical trials, ma noi ne abbiamo davvero bisogno perché non sempre il contesto sul quale si discute di clinical trials lo si percepisce chiaramente. Se uno fa il pediatra, se uno si occupa di clinical trials, magari ce l'ha più presente. Però qual è il bisogno che c'è di avere nuovi farmaci e di sperimentarli con clinical trials adeguati? E allora ho pensato di fare un breve excursus di quello che è il passato, il presente e di quello che speriamo possa essere un futuro positivo e luminoso in quest'area. Ci sono certamente tutta una serie di storie che nel passato a me piace ogni tanto di ricordare, che dicono come appena un centinaio di anni fa, all'inizio degli anni del Novecento, non c'era alcuna regolamentazione dell'attività e della come dire, dell'uso di farmaci che non erano necessariamente nuovi, ma magari erano semplicemente un mix di sostanze che erano magari palatabili, che erano facili da somministrare ai bambini. Ovviamente stiamo parlando non soltanto dei farmaci per gli adulti, ma soprattutto in questo caso dei bambini. Questa è una delle storie più famose, insomma, all'inizio degli anni del secolo scorso, per i bambini che avevano l'esodontiasi, insomma la dentizione, c'era bisogno di dare qualcosa che calmasse il dolore, che calmasse l'infiammazione, e questo era insomma stato identificato in questo sciroppo che conteneva però morfina, alcol, e questo insomma certamente faceva passare il dolore alle gengive ai bambini, ma nello stesso tempo determinava. Vedete qui, causing coma, addiction and death, cioè addirittura ci furono dei bambini morti proprio per questa sciroppo. E alla fine, insomma, questo farmaco fu ritirato e non prima però del 1930. Fa parte, insomma, di quello che è la storia. Una storia che molto spesso è costellata di episodi veramente drammatici. Questo è uno di questi, ma quello che vedremo più avanti lo è ancora di più. Nel 1937 veniva preparata la sulfanilamide, è un antibiotico che viene utilizzato per le infezioni delle alte vie respiratorie. Siccome era difficile da somministrare ai bambini, pensarono bene di diluirlo con il dietilen glicol, che chimicamente assomiglia molto ad una soluzione non antirefrigerante. Ebbene, insomma, il dietilen glicol era in realtà una sostanza palatabile, era una sostanza facile da somministrare, i bambini lo bevevano volentieri, ma molti di questi morirono perché provocava insufficienza renale e gravissime, gravissime insufficienze multiorgano. Nel 1938, a seguito di questo episodio, ci fu il Food and Drug Act che diceva sostanzialmente che un'azienda, prima di commercializzare un farmaco, doveva provarne non solo l'efficacia, ma soprattutto il fatto che fosse safe. La storia della talidomide oggi io credo che sia quasi ormai andata nel dimenticatoio, ma insomma la talidomide e il suo uso ampio negli anni 50 e 60 fu di una tragedia incredibile. La talidomide era usata nelle donne gravide per alleviare la nausea, il vomito e funzionava molto bene, tra l'altro. Purtroppo la talidomide determinò quella che fu considerata appunto la tragedia di quegli anni, un numero enorme di bambini nacquero con la focomelia, quindi con mancanza di arti, di cui qui si possono vedere alcune fotografie. Quindi una tragedia assoluta legata al fatto che nessuno allora veramente sperimentava i farmaci nella maniera più adeguata. Qui ho voluto riportare
Un esempio invece che riguarda la leucemia linfoblastica acuta, che è un esempio un po' strano, fa riferimento alla storia di Sidney Farber, uno dei pionieri dell'ematoncologia pediatrica e dell'ematoncologia più in generale, che sostanzialmente intorno agli anni 50 stava studiando come poter curare la leucemia linfoblastica dell'età pediatrica. E, insomma, tra le tante sostanze, sapete, allora era una questione di pionieri che cercavano, provavano, vedevano di trovare degli agganci per poter fare qualcosa di buono. Farber, mentre stava facendo questi esperimenti, trovò che ai pazienti, somministrare ai pazienti, poteva rigenerare la genesi del sangue. In realtà, quando somministrò l'acido folico ai bambini con leucemia, invece che ripristinare l'emopoiesi normale, determinava invece una recrudescenza della malattia leucemica. Questo per dirvi che allora ovviamente c'era tutta una serie di facilità nella sperimentazione anche nei bambini, insomma, certamente il dottor Farber non era passato attraverso molti comitati etici per poter partire con le sue sperimentazioni, però ai pazienti a cui aveva dato una sostanza assolutamente innocua, ebbero invece un drammatico peggioramento. E Farber naturalmente pensò bene di dire, pensò, ma insomma, se l'acido folico accelera la malattia, forse somministrare un antifolico potrebbe invece ritardarla. E aveva ragione, perché Sidney Farber riuscì a capire che attraverso una serie di ulteriori sperimentazioni fatte sui pazienti con molti tipi di antifolati, trovare che il metotrexato, che oggi rappresenta uno dei farmaci più rilevanti e più importanti nella cura della leucemia linfoblastica, era invece un farmaco perfettamente adatto per l'uso. Quindi, da una forma di sperimentazione che andava in una direzione e invece doveva andare in un'altra, si trovò uno dei farmaci più rilevanti nella cura della leucemia linfoblastica acuta. Beh, nel presente, insomma, io ho preso questa fotografia che mi è piaciuta perché poi alla fine, insomma, il buon nostro presidente Trump, che è stato spodestato recentemente, a un certo punto alla televisione americana disse: "Beh, insomma, io, insomma, l'idrossiclorochina non fa niente, insomma, la sto prendendo perché lui dice 'seem to be okay', no? Cioè dice... insomma, certo non è un bel messaggio quello che il Presidente degli Stati Uniti ha dato o dava alla gente, perché vuol dire che ci si può astrarre da quelle che sono delle serie e circostanziate prove che un farmaco possa essere effettivamente efficace. Beh, insomma, se voi guardate la storia, pur nel breve periodo di un anno del Covid, della pandemia, vedete che questa è una prova straordinaria di come noi abbiamo bisogno che i trials vengano fatti bene. Ovviamente noi stiamo parlando di oncologia pediatrica, ma in questo caso si tratta di un qualcosa che riguarda una pandemia mondiale, che riguarda l'uso di farmaci come l'idrossiclorochina, che sembrava avere miracolose capacità di rallentare l'evoluzione virale, se non addirittura di guarire l'infezione. Tutta una serie di lavori, per esempio quello che vedete sulla parte sinistra della vostra diapositiva è un lavoro focalizzato sui pazienti con Covid e gli effetti legati agli effetti cardiologici. Insomma, quel lavoro arrivava a delle conclusioni che poi non erano adeguate rispetto alla dimensione del campione e alle conclusioni. Il lavoro è stato addirittura retratto rispetto, è stato tolto dalla disponibilità dei lettori rispetto alle sue conclusioni. E vedete sulla destra, questa è la determinazione dell'AIFA che dice che l'idrossiclorochina non deve essere usata nei pazienti Covid-19 e questa determinazione arriva il 22 luglio del 2020. E questo, insomma, gli altri esempi nel campo del Covid ce ne sono tanti, pensate soltanto all'lopinavir ritonavir che è stata somministrata nella fase iniziale della pandemia a una quantità esorbitante di pazienti, successivamente hanno ritirato l'indicazione perché il farmaco non solo era poco efficace, ma probabilmente aveva anche dei tratti di dannosità. La storia del vaccino anti-Covid-19 è un'altra storia. Pensate
quanto è stato importante nel fare, nell'organizzare un clinical trial che normalmente per rilasciare un vaccino prevedeva ben 8-10 anni. Noi oggi siamo stati in grado, noi oggi naturalmente la comunità scientifica e insomma le aziende farmaceutiche coinvolte sono state capaci di rilasciare un vaccino sufficientemente adeguato e sufficientemente safe ed efficace nel giro di un anno. Ciononostante, vedete, qui abbiamo Anthony Fauci, che insomma era uno dei consiglieri obbligati di Trump durante la pandemia, il quale solo alcuni mesi fa diceva, beh, insomma, certo, preparare un vaccino in 12-18 mesi è possibile, ma lui dice, says that's risky, cioè ci sono dei rischi in questo che non possiamo non far presente nello studio del vaccino stesso. Chiaramente tutto questo che vi ho fatto vedere ha un significato introduttivo. Abbiamo bisogno di farmaci, abbiamo bisogno di nuovi farmaci, abbiamo bisogno di buoni farmaci e abbiamo bisogno anche di farmaci che siano sufficientemente e adeguatamente sperimentati in termini di efficacia, di tossicità nel breve e nel lungo termine. Ecco perché non bisogna oggi avere troppa fretta nello sperimentare e nell'andare verso il rilascio di autorizzazioni che a volte possono essere anche pericolose. Il contesto dell'oncologia pediatrica, però, naturalmente è un contesto particolare perché, insomma, se noi guardiamo ai numeri delle diagnosi di patologia oncologica nell'età pediatrica, insomma, ci rendiamo conto che il numero molto piccolo di casi che ogni anno vengono diagnosticati, per esempio in Italia, di tumori nell'età pediatrica, è infinitamente più piccolo. Quando io parlo ai nostri specializzandi o agli studenti di medicina dei numeri, dico sempre, faccio sempre questo esempio perché calza molto e dà molto l'idea che di quanto sia piccola l'area e quindi l'area oncologica pediatrica e di quindi quanto sia necessario trovare strade nuove per avere nuovi farmaci per questi pazienti. In Italia ogni anno vengono diagnosticati all'incirca 350-400 mila nuovi casi di tumore nell'età adulta. Vuol dire che ogni giorno si diagnosticano all'incirca 1000-1500 casi di nuovi tumori al giorno, perché se facciamo 365 per 1000 arriviamo a 365 mila, insomma siamo. Ebbene, nell'età pediatrica da 0 a 18 anni il numero di tumori e leucemie che in un anno vengono diagnosticati in Italia sono soltanto 2000. E quindi questo è un rapporto che va invece considerato molto dal punto di vista della sperimentazione. Cioè abbiamo bisogno di nuovi farmaci, ma abbiamo bisogno anche di come questi nuovi farmaci possano essere rapidamente registrati per l'uso nell'età pediatrica. Questa è una qualcosa che fa vedere come comunque il problema dell'età pediatrica dei tumori è molto importante. Vedete, nella parte superiore potete ve tranquillamente vedere come il cancro, il tumore, le leucemie rappresentano la prima causa di mortalità nell'età pediatrica sopra un anno dopo gli incidenti. E insomma, questo la dice lunga sul fatto che resta ancora un problema molto, molto grave. Non sono ovviamente le malattie cardiovascolari, non sono le malattie infettive, sono i tumori, una delle cause più frequenti di morte del bambino da 0 a 14-15 anni è il tumore, e quindi questo è un medical need importante. Questo per farvi vedere che a fronte di, queste sono dei grafici che fanno vedere la mortalità per l'oncologia pediatrica da 0 a 14 anni in tutta una serie di, durante gli anni dal 50 fino al 2005, vedete la mortalità è continuamente in discesa, anche se, per esempio, se guardate queste rosse sono le economie di precedentemente socialiste, insomma sovietiche, vedete che la mortalità resta ancora piuttosto elevata nelle cosiddette high income countries, cioè i paesi del primo mondo, questa mortalità è certamente più bassa. Non è ancora adeguata a quello che noi vorremmo vedere, cioè idealmente lo zero, che ovviamente in medicina diventa sempre difficile da raggiungere. Questa è un'altra diapositiva che fa vedere, per esempio, vedete le barre rosa, rosse,
grigie e blu o azzurro chiaro, fanno vedere come l'incidenza e la mortalità del tumore pediatrico non cambierà da adesso fino al 2030. E questo, se voi vedete infatti i casi proiettati nel 2030, sono questi qui rossi, vedete, nel mondo, nei paesi sviluppati e nei paesi meno sviluppati, quindi non ci saranno molte differenze da adesso al 2030 e si progetta che non ci saranno neanche molte meno morti. Quindi questo vuol dire sostanzialmente che chi ha fatto queste proiezioni, vi assicuro che chi ha fatto queste proiezioni è persona... Sono persone di grande valore perché si parla di una pubblicazione sull'Lancet Oncology. Insomma, vuol dire sostanzialmente che siamo arrivati quasi alla fine degli strumenti terapeutici che noi possiamo utilizzare. E questi sono, diciamo, quello che viene sintetizzato da questo punto di vista come descrizione, insomma. In Europa, per esempio, ogni anno circa 12.000 bambini vengono diagnosticati col tumore, anche se noi guardiamo a un'Europa più allargata, arriviamo tranquillamente fino a 30.000. Sapete, l'Europa si può individuare nei paesi della Comunità Europea oppure quelli della Comunità Europea che hanno in questo momento anche allargato ad altri paesi che sono in attesa. E quindi, diciamo, i numeri possono variare anche significativamente. Soltanto nei paesi della Comunità Europea ci sono ogni anno 12.000 bambini che vengono diagnosticati, quindi sono numeri importanti, e circa 3.000 di questi bambini purtroppo moriranno a causa del tumore. Da questo punto di vista, naturalmente tutti i clinical trials devono tenere in considerazione i numeri. Sono numeri ampi, ma sono numeri cumulativi per tutti i paesi che noi dell'Europa abbiamo in mente. Se noi guardiamo all'Italia, in Italia ci sono circa 2.000 casi di nuovi tumori all'anno. E quindi, considerando che molti di questi bambini guariranno fortunatamente grazie alle cure disponibili, i numeri per poter sperimentare nuovi farmaci e per poter capire quali nuovi farmaci ci possono dare il miglioramento delle curve o della guaribilità diventa più difficile. Ecco perché nelle prossime diapositive vedrete come l'oncologia pediatrica rappresenta uno degli, come dire, degli esempi più importanti di cooperazione scientifica. Non solo di cooperazione, ma anche di successo scientifico. Questa è una diapositiva che io faccio vedere spesso, perché sostanzialmente, vedete, da questa parte c'è lo stato della leucemia linfoblastica acuta alla fine degli anni del XX secolo. Vedete, la curva, siamo arrivati insomma all'80-90%, ma se noi incrementiamo, vedete, questa è la treatment intensity rispetto alla survival, noi vorremmo raggiungere il 100%, ma man mano che aumentiamo l'intensità del trattamento, la chemioterapia piuttosto che chissà che altro, vedete, aumentano proporzionalmente la mortalità e la morbidità. Cioè, paradossalmente, a cercare la guarigione di più pazienti potremmo determinare, anzi, quasi sicuramente determineremmo che una parte di questi pazienti porterebbero degli effetti collaterali, addirittura mortali, che non sono ovviamente tollerabili. Noi dobbiamo curare i nostri pazienti al minor prezzo possibile. E questa è la lista dei farmaci che ancora oggi utilizziamo. Vedete, c'è un gap dal 1998, anzi direi dal 1983 al 2020, in cui noi, cioè 2021 in cui ci troviamo, che la stragrande maggioranza dei farmaci che noi utilizziamo per la cura della leucemia linfoblastica acuta, per esempio, sono stati scoperti entro il 1983 e quelli nuovi sono soltanto pochissimi. E hanno fatto una fatica enorme per poter essere messi a disposizione. Quindi questo è un grosso problema. I numeri piccoli e poi c'è anche l'aspetto della sperimentazione nell'età pediatrica. Come sono condotti i clinical trials nei bambini, considerando questi elementi di contesto, cioè i numeri piccoli, la specificità dei bambini? La specificità dei bambini in particolar modo è una cosa particolarmente importante. Ma se andiamo molto rapidamente a come si sviluppa un farmaco, vedete, c'è una prima fase, qui sotto vedete gli anni, c'è una prima fase in cui il farmaco viene scoperto, viene testato chimicamente, vengono fatte delle prove di stabilità, insomma, questo è un periodo molto lungo di cui noi non vediamo assolutamente nulla. Oggi ci sono sostanze chimiche in sperimentazione per un uso umano nel futuro che noi non sappiamo neanche esistere, naturalmente. Successivamente, vedete, ci sono tutta una serie di fasi, la fase 1, la fase 2, la fase 3, la fase di post-marketing, che rappresentano tutte delle fasi,
che mettono naturalmente alla prova il farmaco in tutta una serie di setting di volontari piuttosto che di pazienti che possono fornire delle informazioni sulla migliore dose, sulla minore tossicità, sulla migliore efficacia. Questo cosa vuol dire? Vuol dire dilatare in maniera importante il tempo e quando il numero dei pazienti da sperimentare, da sottoporre a sperimentazione si riduce, naturalmente questo diventa un problema da un punto di vista della, come posso dire, della velocità di arrivare alla conclusione. Una cosa è fare una sperimentazione nel tumore del polmone dell'adulto piuttosto che della prostata, una cosa è fare una sperimentazione nella leucemia del bambino o nel neuroblastoma del bambino, i cui numeri si riducono ad alcune decine in termini di eleggibilità al protocollo, ma nell'intero territorio nazionale, non in un singolo centro. Quindi io credo che piano piano stiamo entrando progressivamente nello scoprire quali sono i punti rilevanti, critici di una storia che è di successo, ma che dobbiamo portare ancora avanti nel futuro, che è quello dell'oncologia pediatrica. Ci sono due sostanzialmente vie che sono state seguite. Vedete, nella parte inferiore c'è lo sviluppo dei farmaci negli adulti. Nel passato non esisteva nessuna attenzione per i bambini e alla fine qualcuno cominciava a sperimentare anche i farmaci in età pediatrica, ma questo naturalmente escludeva la maggior parte dei bambini dalle sperimentazioni fatte in maniera adeguata e seria. Adesso invece il nuovo paradigma è che lo sviluppo pediatrico va di pari passo, cioè si è scoperto che i bambini venivano penalizzati a causa di questa, come dire, riduzione del numero, di questa specificità e di questi bisogni che adesso noi andremo a delineare in maniera ancora più precisa. Come ha fatto? Sono partiti come al solito gli Stati Uniti per primi, nel rispetto delle minoranze, nel rispetto dei bambini. Hanno obbligato sostanzialmente le aziende farmaceutiche a dire: bene, quando hai un farmaco che può essere potenzialmente utilizzato nei bambini, noi ti consentiamo di avere un premio che è l'estensione del patent per un certo numero di mesi, se non addirittura di un anno, se tu fai la sperimentazione anche nell'età pediatrica. Questo uno potrebbe dire, beh, insomma, sembra poco. Per un'azienda farmaceutica che ha l'esclusiva della produzione e della commercializzazione di un farmaco per soli 6 mesi o un anno in più, vi assicuro che sono stati calcolati miliardi e miliardi di dollari. Quindi questo credo che sia un passo avanti piuttosto importante dal punto di vista dello sviluppo dei farmaci. Nel passato c'erano anche come dire, alcune priorità. Per esempio, i prodotti medicinali che venivano sviluppati erano quelle che per le malattie che predominantemente riguardavano i bambini. Faccio un esempio: la bronchiolite, insomma, poteva essere curata con un antibiotico piuttosto che un antivirale piuttosto che un'altra sostanza. Se la bronchiolite era una patologia tipica dell'età pediatrica, il farmaco veniva sviluppato e veniva chiesto di svilupparlo. Oppure soltanto per quelle malattie molto gravi, oppure che minacciassero la vita del paziente. Tutti gli altri farmaci venivano considerati meno rilevanti e meno urgenti. Un altro dei grossi problemi dell'età pediatrica, vedete qui, lo vedete chiaramente, che insomma, le dimensioni della dose, il metabolismo, la palatabilità, il dosaggio flessibile, la compliance sono tutte cose che vanno considerate. Una cosa è curare un adulto di 40 anni che tiene completamente la propria salute e ne è consapevole. Una cosa è curare un bambino di 4 anni che la cui prima obiettivo e occupazione giornaliera non è quella di curarsi, ma è quella di giocare e magari di stare insieme ai suoi amici a giocare a pallone. Questi sono ulteriori elementi di complessità e di difficoltà. Per un bambino molto piccolo non possiamo permetterci di avere un farmaco somministrato con una grossa capsula, una grossa compressa. Dobbiamo preparargli uno sciroppo e questo comporta per l'azienda farmaceutica ulteriori oneri e ulteriori complessità. E vedete un pochino che, insomma, quando vedete una compressa piccolina, insomma, questa è utilizzabile, ma ci sono spesso delle compresse che sono improponibili oppure perché sono magari dentro dei gel. E questi possono essere difficilmente deglutiti da un bambino. Beh, insomma, questi sono i punti principali di difficoltà.
Quando noi dobbiamo sottoporre un paziente ad una sperimentazione, un paziente pediatrico, dobbiamo chiedere il consenso informato. Chi lo firma questo consenso informato? Lo firma il genitore, ma oggi noi dobbiamo chiedere anche o cercare di fare in modo di avere l'assenso anche dai bambini che noi consideriamo capaci di comprendere. Questo per il rispetto dei diritti del bambino. Non possiamo usare il placebo. Abbiamo delle popolazioni limitate, lo abbiamo detto, una cosa è sperimentare un farmaco in una patologia che si chiama tumore del polmone piuttosto che della prostata, che hanno come dire, dei numeri enormi. Basta pensare anche al tumore del seno, della mammella, insomma, è il primo tumore che esista come dire, come numerosità. Insomma, questo è relativamente semplice da condurre, ma insomma, noi in Italia ogni anno di pazienti con leucemia linfoblastica ne abbiamo ricaduti 70. Quindi, insomma, i numeri sono estremamente più bassi e le cose sono estremamente più complicate. E poi ci sono naturalmente tutti ulteriori passaggi. Guardate, la misurazione dell'efficacia della safety di un farmaco, per esempio, devono essere fatti con degli strumenti che devono essere pediatrici e non necessariamente quelli dell'adulto. Una spirometria non è uguale la spirometria dell'adulto allo spirometro del bambino. Così come noi non ci possiamo permettere di fare prelievi ai bambini in continuazione, punture lombari piuttosto che aspirati midollari. Insomma, queste vanno soggette naturalmente a delle limitazioni. In questo lavoro, sempre sull'Lancet Oncology, sono state evidenziate tutta una serie di ulteriori elementi che, insomma, adesso non entrerò molto nel dettaglio, però andrò avanti perché per farvi vedere come la legislazione pediatrica europea prevede, ripeto, le convenzionali fase 1, 2, 3 e la presentazione di un PIP. PIP è un acronimo che sta Pediatric Investigation Plan, che sostanzialmente è un documento nel quale l'azienda dice apertis verbis: questo è il farmaco che voglio sperimentare, questo lo voglio fare nell'adulto e questo lo voglio fare nel bambino. Perché nel bambino? Perché la patologia c'è anche nell'età pediatrica, perché il marker che io vado cercando è anche presente nella malattia dell'età pediatrica e anche in Europa vengono, come dire, premiate queste aziende con l'estensione del patent di almeno 6 mesi. Vedete, includes requirements and incentives. Ci sono naturalmente, per esempio, dei deferrals e waivers, cioè quando un'azienda presenta una brochure per lo sviluppo di un farmaco, può anche chiedere un deferral, cioè sostanzialmente uno dice: in questo momento non mi sento di sperimentare nell'età pediatrica perché non ci sono elementi forti perché, che lo giustifichino, vuoi come medical need e vuoi anche come possibilità di numeri. Dall'altra parte ci sono anche i waivers, cioè se uno chiede di sviluppare un farmaco per l'Alzheimer, non so, mi viene da dire per l'Alzheimer. È chiaro che nell'età pediatrica questo non è presente, così come se voglio sperimentare un farmaco per il tumore polmonare mediamente non esiste nell'età pediatrica e quindi si chiede un waiver per un determinato tipo di farmaco che viene studiato per questo. E questo è il Pediatric Committee che poi sostanzialmente decide sulla approvazione dei Pediatric Investigation Plans. E come vedete, nell'ambito europeo ci sono sempre degli specialisti, ma ci sono anche rappresentanti di solito dei ministeri della salute degli vari stati membri. Ci sono però anche i rappresentanti delle pazienti e delle famiglie, oltre che dei cosiddetti medici di base, no? Gli Health Professional Representatives. Questo per dire che nell'ambito di questo percorso, questi pazienti sono protetti e sono giudicati in termini di progressione dello studio da molti paesi con molti rappresentanti e con molte voci presenti al loro interno. Nel 2007 arrivò il regolamento pediatrico, che purtroppo però non fu fatto in maniera perfetta perché aumentò moltissimo la burocrazia e la difficoltà di studiare determinati farmaci. E negli anni successivi alla sua implementazione uscirono tutta una serie di lavori che qui sono solo parzialmente riportati e che vedete, insomma, sostanzialmente dicono: avevamo aspettato per tanti anni questa regolamentazione e purtroppo ci rendiamo conto che qualcosa di buono ha fatto, ma ha fatto anche delle cose
delle cose negative. Pensate soltanto ai problemi che ci sono stati nello sviluppo di un farmaco. Prima nel 1990, questi sono dati americani, il costo dello sviluppo di un farmaco di fase 3, nella fase 3 costava da 3.000 a 5.000 dollari, nel 2013 75.000 fino a 125.000 dollari. Questo è un lavoro di David Stensma su Journal Clinical Oncology del 2014 che io trovo straordinariamente illuminante da questo punto di vista. Lui dice in maniera molto chiara, ma guardate che per causa della burocrazia che è insita in un sistema di regolamentazione così importante, ci siamo trovati delle nuove organizzazioni che sono le CRO, che sono le Contract Research Organizations, che sono ovviamente dei professionals che si occupano di produrre carta. Di produrre queries, di produrre domande. E vedete, alla fine questa frase è molto, molto importante. Il ruolo dei comitati etici, il 76% dei protocolli presentati hanno richiesto delle variazioni che guardavano più la forma, molto più che non la sostanza. E allora, naturalmente, insomma, il tempo per sviluppare un farmaco, paradossalmente, anziché migliorare, è anche peggiorato. Da questo punto di vista, naturalmente, la famosa storia che è one size fits all, che vuol dire che una regolamentazione europea doveva andare bene per tutti i farmaci da sviluppare, in realtà non è stata adeguata. Per cui da questo punto di vista i pediatric cancer trials, vedete che trattavano gli off-label drugs, anziché avere una forte spinta in avanti, hanno avuto invece un rallentamento. E quindi paradossalmente ci siamo trovati a doverci confrontare con questi numeri. In Europa rispetto agli Stati Uniti l'approvazione di un clinical study è 67 giorni. In Europa è 15 giorni soltanto negli Stati Uniti, le procedure sono lunghe in maniera intollerabile, i costi di gestione del trial sono aumentati fino dell'85% e soprattutto i costi delle assicurazioni sono lievitati da 70 milioni fino a 140 milioni di euro. E questo, ripeto, perché tutte queste informazioni? Perché naturalmente rendono conto del fatto delle difficoltà in cui chi si occupa di oncologia pediatrica, quindi di una malattia grave, come abbiamo detto all'inizio, perché è la prima causa di morte dell'età pediatrica, ed è una patologia però che richiede nuovi farmaci, ci troviamo a un certo punto in una situazione di impasse burocratico, normativo e vedremo anche, naturalmente, nonostante il fatto che ci siano i PIP, cioè gli incentivi per la presentazione di trials anche nell'età pediatrica. Ci troviamo anche a doverci confrontare con riduzione dei nuovi farmaci, delle nuove sperimentazioni. Fortunatamente nel 2014 è stato implementato un nuovo regolamento europeo che sembra che stia consentendo di migliorare la gestione dei clinical trials, quindi l'autorizzazione è più veloce, le procedure di reporting sono più snelle e c'è naturalmente anche una definizione migliore dell'approccio proprio dal punto di vista del tipo di clinical trial in termini di complessità. Ed ecco quindi, vedete qua nel 2016 la new regulation che oggi purtroppo ancora è in piedi, ma non è completamente definita nei suoi decreti applicativi. E quindi da questo punto di vista stiamo aspettando ancora che qualche parte di questa applicazione possa essere migliorata. Quello che io voglio concludere adesso in questa mia breve presentazione è che darvi ulteriori elementi di contesto che possano aiutarci a superare il problema che forse spero di aver elucidato a sufficienza, cioè quello di avere pochi pazienti, molti tipi di tumori che poi sono molto diversi fra di loro. Vedete, in questo lavoro pubblicato su Nature del 2018, si vede come lo studio sempre più approfondito dei tumori pediatrici ci consente di stratificare la risposta, la prognosi in numeri sempre più piccoli e questo naturalmente ci consente di essere più precisi nelle cure, ma a volte anche maggiormente in difficoltà quando dobbiamo sperimentare i farmaci. Quindi oggi
Abbiamo strumenti tecnologici straordinari che ci consentono di stratificare, di prevedere, di implementare, forse anche adesso di curare con dei target più precisi, ma naturalmente più sezioniamo, più guardiamo al microscopio e più naturalmente i numeri si assottigliano. Ecco che allora, naturalmente, questo è un esempio giusto per dire, ci troviamo a volte davanti anche dall'altra parte ad aver trovato un target, no? Per esempio il VEGF è un fattore che è importante per la crescita dei vasi sanguigni e dei tumori, ma pensate che ci sono nei clinical trials in questo momento ben 70 diversi tipi di inibitori del VEGF. E qual è quello giusto da sperimentare per l'età pediatrica rispetto a questi 70? Ecco perché l'azienda farmaceutica, gli enti regolatori, gli specialisti dell'oncologia pediatrica devono lavorare fianco a fianco, perché è un lavoro certosino di ricerca, di selezione e anche poi di implementazione. Ma vi dirò che questo non basta. Non basta perché naturalmente bisogna lavorare sempre di più in network, perché una cosa è avere una definizione molto precisa del tumore anche da un punto di vista del suo profilo genomico, una cosa è trovare i pazienti. Uno può fare un bellissimo profilo genomico di un tumore o di un paziente con un tumore, ma poi non avere altro che non un paziente all'anno da trattare. E allora questo è impraticabile da un punto di vista. Intervengono allora i network scientifici. La SIOP Europa, per esempio, è una società scientifica europea che consorzia, lo vedete qui anche naturalmente, vedete in questa bella diapositiva colorata, tutti questi bei colori rappresentano professionisti dei vari tumori che nell'età pediatrica sono presenti e che sono consorziati sotto il nome di Clinical Trials Group che si occupano, vedete ciascuno di questi, CIOPEN, Germ Cell Tumors, Histiocyte Society, European Hodgkin Lymphoma Group, eccetera, eccetera. Ognuno di questi gruppi è fatto di professionisti europei che si sono consorziati, si sono messi insieme e mettono insieme esperienze e nel caso specifico dei clinical trials, mettono anche insieme la possibilità di offrire alle aziende farmaceutiche dei network di eccellenza che possono consentire di avere trattamenti allo stato dell'arte, ma anche numerosità di pazienti. E questa è la risposta inevitabile che SIOP Europa, ITCC è un altro consorzio che fa sperimentazione di nuovi farmaci in tutta Europa. Vedete, i puntini rossi rappresentano i centri coinvolti a livello europeo, consentono di superare quelle problematiche che abbiamo detto, che sono quelle della numerosità dei pazienti da trattare. Ultima parte della mia presentazione è dedicata ad un ulteriore elemento, cioè quali sono le metodologie di valutazione e di conduzione dei clinical trials che possano consentire di migliorare e di superare le difficoltà che io ho appena elencato. Beh, per esempio, una di queste, ve la voglio dire subito, la crossing age barriers, sono il problema del fatto che l'età pediatrica da 0 a 18 anni è come se ci fosse una linea Maginot, al di là della quale poi naturalmente inizia l'età adulta. Pensate, ci sono malattie, tumori dell'età pediatrica che vengono soprattutto agli adolescenti di 17 anni, 17 anni e mezzo, che hanno le stesse caratteristiche dei tumori dell'età adulta, di giovani adulti di 20 anni, 19 anni, 21 anni, e per i quali ci sono magari sperimentazioni, numerosi farmaci, il paziente di 17 anni non può fare quel trial perché non c'ha l'età. E questo naturalmente è un assurdo concettuale, perché mentre da una parte capiamo che un bambino molto piccolo di 2 anni non è un piccolo adulto, ma un ragazzo di 17 anni e mezzo oggi certamente è comparabile a una persona di 30 anni. Allora, insomma, naturalmente questo è un problema. La stratificazione del rischio, la collaborazione con l'industria, naturalmente gli studi biologici integrati che ci consentono di dire sì, questi tumori sono esattamente la stessa cosa. E allora si sono cominciati a introdurre quelli che si chiamano gli adaptive trial designs, che sono sostanzialmente una risposta metodologica alla piccola numerosità dei campioni. E questa è la definizione, no? Gli adaptive design trials sono buckets, baskets, umbrellas, adaptive, complex, sono tutti aggettivi o sostantivi che fanno riferimento al concetto di clinical trial adattativo. Che vuol dire? Un trial dove gli interventi sono valutati nel corso del trial, che
che sono già studiati per cambiare nel corso di esso. Questo per sfruttare le innovazioni, i nuovi farmaci, le nuove tecnologie, avendo a disposizione pochi pazienti. Guardate, vi faccio vedere questo esempio che mi sembra molto calzante. Questo è uno studio per il relapsed refractory Ewing sarcoma, che insomma è un tumore diciamo relativamente diffuso nell'età pediatrica. Vedete, c'è uno studio con quattro bracci in cui ci sono previsti 50 pazienti per ogni braccio. Poi a un certo punto questi numeri non sarebbero sufficienti per dire quale dei quattro bracci è migliore, ma uno ne prende tre e dice drop one arm, togli uno di questi bracci che è il peggiore e aggiungi un certo numero di pazienti, cioè aggiungi 25 a questi, 25 a questi e 25 a questi. Così cosa è successo? Che abbiamo risparmiato di andare avanti troppo tempo con uno studio che forse era poco promettente per un braccio o due e abbiamo spostato quei pazienti da un braccio verso gli altri bracci. E questa è una delle risposte metodologiche che oggi stanno dando maggiore risultato. Vedete, potential to add new arms, e questo è lo stesso vale invece, questo era naturalmente per il refractory relapse the Ewing sarcoma treatment. E questi invece sono per i neuroblastomi. Guardate, esattamente vale lo stesso discorso. Relapsed refractory neuroblastoma, quattro bracci diversi, poi man mano che passa il tempo i bracci si aumentano, si diminuiscono e vedete che alla fine arrivano anche gli anticorpi monoclonali. Questo perché? Perché se avessimo mantenuto soltanto un trattamento e una strategia convenzionale come era 10 anni fa, oggi avremmo dovuto chiudere il trial e aspettare altri 2 anni perché se ne aprisse un altro. Invece, così facendo, sì, man mano con questo disegno, come dire, adattativo, si può consentire al paziente che entra nella eleggibilità di sfruttare immediatamente il trial aperto e le conoscenze che sono state. Naturalmente, questo può consentire anche per avere dei surrogate markers da testare oppure da utilizzare insieme al farmaco in questione. Io concludo naturalmente questa mia, come dire, presentazione che spero abbia come dire, dato un po' di informazione. Certamente non si può pretendere in così poco tempo di essere esaustivi rispetto a quello che è l'ampiezza di questo tema. Però certamente l'obiettivo di questo seminario era quello di aprire semplicemente una finestra su un mondo che è molto piccolo, molto di nicchia, ma che per il suo successo del passato, per le sue problematiche attuali, per i suoi aspetti vorrei dire anche etici, ha rappresentato e continua a rappresentare un esempio di come forse con i numeri piccoli si possono fare delle cose molto bene, molto belle e che forse questi modelli si possano estrapolare. Per concludere, quindi, abbiamo descritto come lo sviluppo dei farmaci in generale è difficoltoso nell'età pediatrica, è un complesso processo molto complesso perché naturalmente deve essere integrato, avete capito quante sono le variabili che entrano in questo percorso. Ed è un sistema altamente regolamentato. Oggi nell'età pediatrica noi siamo, a volte io dico anche giustamente vincolati a tutta una serie di come dire, obblighi burocratici, ma anche etici piuttosto che regolamentari, che noi dobbiamo conoscere bene perché dobbiamo essere dei professionisti di quest'area. Vi ho descritto come l'avanzamento dei clinical trials è passato attraverso tutta una serie di contrattazioni che sono andate dalle autorità regolatorie. Pensate alla Food and Drug Administration, pensate alla European Medicine Agency, che hanno nel tempo capito e aiutato gli sperimentatori pediatri a obbligare alcune aziende che per motivi a volte banalmente di interesse economico, vi renderete ben conto che se un'azienda vuole, tra virgolette, avere un certo ritorno economico, non si mette a sperimentare per una malattia che potrebbe avere magari soltanto 1.000-2.000 pazienti in un anno, ma magari 100.000 o 1 milione. Però questa è una questione di diritti che nella nostra società moderna deve essere rispettato. Noi siamo cresciuti nel rispetto delle minoranze, nel rispetto delle disabilità e nel rispetto degli indifesi. I bambini da questo punto di vista devono essere difesi.
devono essere difesi per la loro specificità come bambini, ma devono essere difesi per la loro specificità di portatori di malattie esclusive della loro età. E se non ci pensiamo noi, e se non ci pensano le autorità regolatorie, io posso anche capire che alcune volte le aziende farmaceutiche possono anche non pensarci perché non sempre rispondono a delle indicazioni di natura etica. Però quello che ho voluto sottolineare in questa mia presentazione è, a fronte di tutto quello che abbiamo detto, certamente le cose stanno progredendo, la regolamentazione europea ci sta aiutando, certamente non siamo ancora arrivati alla fine di questo percorso e nel proporvi tutto quello che vi è stato detto, volevo soprattutto sottolineare come tutti i giorni noi lottiamo, io sono il presidente eletto di una società scientifica di oncologia pediatrica e a livello europeo dobbiamo lavorare tutti i giorni, tutte le settimane con la Commissione europea, con l'EMA, per migliorare la sensibilità, perché il numero dei bambini malati di tumore non è alto, dobbiamo creare sensibilità, dobbiamo creare conoscenza, dobbiamo sottolineare che il diabete e il tumore polmonare è una patologia gravissima e che è socialmente devastante, ma che dall'altra parte qualcuno si deve occupare dei diritti dei bambini e soprattutto di patologie devastanti come sono i tumori dell'età pediatrica. Io penso che credo che questo stia andando bene, richiede fatica, ma devo dire che a noi pediatri oncologi la fatica non fa paura e ci muoviamo sempre con grande intensità. A tutti i livelli per poter ottenere il meglio per i nostri bambini. I nostri bambini oggi hanno a disposizione una serie di nuovi farmaci che, grazie ai network che vi ho descritto prima, sono in via di sperimentazione. Stiamo migliorando con la medicina di precisione, con gli anticorpi monoclonali, con le terapie cellulari. A Monza noi abbiamo il più alto numero di trials con nuovi farmaci aperti rispetto a tutta l'Italia. Monza è un centro che applica le famose terapie CAR-T, cioè le terapie cellulari che sono intelligenti perché queste cellule armate vanno a colpire selettivamente le cellule leucemiche del bambino con malattie gravi e resistenti. Usiamo gli anticorpi monoclonali, abbiamo delle strutture che fanno parte di un network italiano che si chiama IEOP, Associazione Italiana di Emato-Oncologia Pediatrica, ma siamo per forza di cose consorziati in quello che voi avete visto che è un network europeo. La SIOP Europa, la ITCC, sono degli strumenti che oggi a me interessava far conoscere, non tanto per dire che l'oncologia pediatrica è al centro del mondo, ma che esiste un mondo piccolo nel quale l'oncologia pediatrica e gli oncologi pediatri lavorano tutti i giorni per migliorare la qualità delle cure, la prognosi e per dare un po' più di speranza a bambini e genitori. Mi fermerei qui, vabbè, insomma, ogni tanto metto delle vignette che sono un po' carine per sorridere alla fine di uno sforzo mentale e di concentrazione che spero sia stato sopportabile da parte di tutti quelli che hanno ascoltato. Vi faccio vedere semplicemente l'ingresso del nostro centro Malefizia Verga, che è il centro per le leucemie infantili, che non è altro che molto vicino alla scuola di medicina che c'è qui a Monza, e questa è la nostra equipe, tutti sorridenti e tutti pronti per, come dire, per lottare ancora. Io mi fermerei qua e ringrazierei davvero tutti intanto per l'attenzione e se c'è qualche domanda sono ben disponibile ad interagire. Grazie professore. Senta, io faccio subito una domanda perché poi io ho un impegno improvviso, devo andare. Però io sono una genetista, ovviamente ho sentito che ha parlato dei profili genomici. Capisco che proprio alcuni tipi di tumore siano tipici e unici dell'età dell'infanzia. Quindi mi chiedevo. In realtà penso, cioè, che ruolo ha poi lo studio della genetica, test genetici nell'implementare questi tipi di trial? Immagino che conoscendo bene i profili genomici possiamo trarre delle lezioni dallo studio di trial negli adulti, forse, e poi sto dicendo forse una pazzia, però mi stavo chiedendo se fosse possibile, in realtà, visto che i casi sono pochi, più che mettere insieme tumori diversi,
fare dei trial su tumori magari diversi, ma con profili genomici simili. Esattamente, no, lei non dice assolutamente delle cose sbagliate. Allora, innanzitutto il genomic profiling, abbiamo qui, se è ancora collegato con noi, Gianni Cazzanighe, che insomma è una persona di grandissimo valore nell'ambito di quest'area. Ovviamente il profilo genomico della malattia, cioè della cellula malata, ci può essere di aiuto perché ci può dare informazioni sulla prognosi, sulla sensibilità ad alcuni farmaci, ma anche addirittura a volte nel trovare dei target per i farmaci. Per cui diciamo alcuni profili genomici che consistentemente si trovano anche in malattie diverse, per esempio, come lei ha detto poco fa, sta cominciando a diventare l'obiettivo di alcune terapie. Per esempio, quello che io citavo, il basket trial piuttosto che farmaci, cioè negli Stati Uniti recentemente è stato licenziato un farmaco recentemente proprio perché è un inibitore di ALK che troviamo come alterazione genetica in molte cellule tumorali e quindi è indicato per il tumore linfoma, per i sarcomi piuttosto che per altri. Quindi diciamo patologie nelle quali naturalmente troviamo lo stesso marker a cui possiamo, come dire, attaccare un farmaco. Io vengo da una generazione nella quale naturalmente sono stato educato che bisognava curare il tumore nella maniera più ampia possibile, tant'è che le nostre cure oggi sono fatte di polichemioterapia, molti farmaci, e il concetto che ci sia un solo marker e un solo farmaco che riescano nella complessità biologica enorme del nostro organismo e quindi anche dei nostri tumori, è capace di risolvere il problema, devo dire, ci sono pochi di questi esempi. Uno di questi è Tanti. il più famoso, sono gli inibitori della tirosinchinasi nelle leucemie mieloide croniche, dove una traslocazione tra un cromosoma 9 e un cromosoma 22 crea una conformazione stechiometrica per cui il TKI si attacca come una, come dire, come una calamita al suo recettore e lo blocca, e questo diventa poi la cura della malattia. Ma oggi questi farmaci sono molto utili a targettizzare nella medicina di precisione la cellula tumorale, ma ancora non siamo in grado di dire se questo sia sufficiente da solo. Molto probabilmente sarà possibile che questo ci aiuti a essere più efficaci o forse anche meno tossici, magari risparmiando chemioterapici convenzionali, i cui effetti collaterali, di cui oggi non ho parlato naturalmente perché sarebbe stato troppo lungo, ma che oggi rappresentano uno dei pesi che oggi come pediatri oncologici ci portiamo dietro, perché noi come pediatri curiamo bambini ma che diventeranno adulti. Il nostro obiettivo non è quello di curare a tutti i costi, ma è quello di curare i bambini al minor costo possibile, restituendo questi bambini alla loro vita futura normale. Vedo che Gianni, magari Gianni, forse puoi aggiungere qualcosa anche tu se vuoi. Grazie. Grazie. Ciao Gaia, grazie. Continuo Sì, in volevo questa soltanto analisi. aggiungere, come diceva il professor Rizzari, che abbiamo l'opportunità di partecipare per la parte diagnostica e di monitoraggio ai protocolli pediatrici della leucemia. E nel particolare, anche rispetto alla domanda di Gaia, viene fatto da noi per tutti i bambini italiani il profilo genomico dei casi, al momento dei casi resistenti alle primi mesi di terapia. Quindi il nostro laboratorio è di servizio a tutti i bambini italiani e credo che anche per l'università, no? Visto che siamo comunque affiliati alla clinica pediatrica, è un motivo di vanto anche di poter contribuire alla definizione di sottogruppi che possono essere poi candidati a terapie specifiche nel contesto di protocolli, perché poi la difficoltà, che appunto dove si inserisce poi anche la mia domanda a Carmelo, è che spesso ci troviamo a identificare dei profili personalizzati e di avere dei tanti case report che però non ci fanno imparare più di tanto. Quindi, rispetto alla sua presentazione, volevo stimolarlo a suggerirci quale può essere poi il futuro di questa estremizzazione della profilazione e della personalizzazione delle terapie. E una risposta l'hai già data, che era quella dei basket trial, ma che richiede una grande collaborazione europea. Per esempio, adesso partecipiamo a dei tumor board che permettono esattamente di
gestire e identificare il profilo di un caso resistente alle terapie, per poi però indirizzarlo verso un trial che sia frutto di tutto quello che ci ha presentato Carmelo come sforzo organizzativo e economico di disponibilità di farmaci con le aziende che spesso hanno un po' di ritrosia a occuparsi in questo modo dei pazienti. Beh, Quindi insomma, magari. la domanda che poni Gianni è estremamente importante perché alla fine quello che si discute anche a livello di network europei, e ovviamente io facendone parte, ragioniamo su questo, su come si possa fare. La Comunità Europea, per esempio, ha finanziato questo European Research Networks, no? Gli ERN, che si sono consorziati su finanziamento anche in parte della Comunità Europea, proprio per fare questi tumor boards e per fare poi naturalmente la possibilità di avere il finanziamento per poter fare questo profiling, questo genomico, eccetera. Naturalmente il punto che noi abbiamo sollevato è benissimo i case report da pubblicare, che sono naturalmente, tu lo sai meglio di me, misleading sotto certi aspetti perché si pubblicano i casi positivi e non si pubblicano quelli negativi. E allora stiamo implementando una banca dati europea per i single case reports, in cui però le aziende farmaceutiche sono obbligate a riportare il caso, perché un'azienda farmaceutica, tranne che naturalmente il medico non acquisti il farmaco e non se lo faccia in casa, non lo usi in casa, ma tutto il database dei pazienti che vengono trattati con i farmaci concessi per uso compassionevole o per expanded access, vengono poi ritenuti. Il problema non è banale perché le aziende, spesso, soprattutto se si tratta di farmaci sperimentazione, hanno molta paura che questo farmaco somministrato possa dare degli effetti collaterali e possa rallentare, se non addirittura essere dannoso per la strada del farmaco. Quindi è una strada difficile il profiling genomico piuttosto che indirizzarlo verso la medicina di precisione, piuttosto che il basket trial, sono importantissimi. Si ritiene che la parte di tutta l'informazione che si perde, no? Nei meandri dei singoli centri piuttosto che della iniziativa dei singoli medici debba essere convogliata e rappresenti come dire, un patrimonio prezioso di informazioni che non può e non dovrebbe essere perso. Ti dirò che naturalmente gli enti regolatori, i discorsi della privacy del paziente piuttosto che delle aziende, non consentono di affrontare questo con facilità e efficacia. Però a livello europeo ti posso dire che ci si sta pensando. Qualche giorno fa c'è stato un convegno che si chiama Accelerate insieme alle aziende farmaceutiche di tutto il mondo che ha esattamente fatto questo punto. Bisogna fare in modo che l'accademia, le aziende farmaceutiche, gli enti regolatori, le associazioni dei genitori lavorino in questa direzione laddove esistono delle patologie di nicchia come quelle dell'oncologia pediatrica per poterne avere un vantaggio, un beneficio. Allora, prima di tutto io la ringrazio, professore, perché è stato chiarissimo, cioè ha ben evidenziato la problematica, di questa difficoltà appunto per ottenere nuovi farmaci relativi all'oncologia pediatrica, considerando appunto i piccoli numeri e la burocrazia che purtroppo è un danno per tutti, in tutti i campi, e questo lo Esattamente, sappiamo. esatto. Perché le idee ci sono le possibilità, ma è la burocrazia che ci blocca, purtroppo. Eh sì. Allora, io personalmente avrei due domande da farle, saranno Prego. anche sciocche, però sono due curiosità che ho. Allora, voi avete parlato di una medicina, diciamo, specifica, però per esempio per gli adulti molto spesso si parla di medicina di genere, no? Per cui un farmaco può andare bene per un individuo di sesso femminile, per una donna e non per un uomo. Allora, se noi consideriamo i tumori pediatrici, noi in effetti lei considera un arco temporale piuttosto ampio, perché in effetti considera dai 0 anni fino ai 18. 18 anni. Sì. Quindi in questo periodo di tempo così lungo c'è un momento molto importante che è la pubertà. Allora, a Certo. questo punto,
Se prima una medicina di genere potrebbe non avere alcun senso, dopo potrebbe avere senso, secondo lei, una medicina di genere anche in campo oncologico-pediatrico? E poi la seconda domanda che le faccio è: lei ad un certo punto ci ha mostrato un grafico che mi ha molto colpito, nel quale ha detto che se vogliamo aumentare il numero di persone che guariscono, a questo punto abbiamo un aumento di quelli che sono gli effetti, diciamo, avversi negativi. Certo, Cioè, se io certo. voglio guarire più persone, muoiono più bambini. Eh sì. Allora vorrei avere le risposte a queste due domande. Grazie. No, certamente, mi dà l'occasione di chiarire questo concetto che capisco che possa essere, come dire, meritevole di una espansione. Noi, nell'ambito dell'oncologia pediatrica abbiamo potuto utilizzare una gran quantità di farmaci antitumorali, antileucemici, che non è possibile utilizzare nell'età adulta per motivi vari, per questione di metabolizzazione, di sensibilità, piuttosto che di comorbidità. È noto che la maggior parte dei tumori sopravvengono nelle persone anziane e quindi spesso sono cardiopatici, diabetici, ipertesi, con situazioni anche di comorbidità diverse. E quindi il chemioterapico, che è un farmaco che ha una efficacia molto elevata, ma nello stesso tempo anche un range terapeutico molto stretto, quindi può dare anche effetti collaterali molto importanti, non riesce ad essere trattato adeguatamente. Questo giustifica in parte anche i buoni risultati dell'oncologia pediatrica. Quindi noi, per essere sintetici, abbiamo potuto spingere la frontiera della cura e della terapia a valori estremi che nell'età adulta non sarebbero possibili ancora oggi. Questo naturalmente ci ha portato sull'orlo del massimo effetto terapeutico possibile, per cui io posso ancora aggiungere chemioterapici, intensità, numerosità, durata, ma questo rischia di essere controproducente rispetto alla integrità dell'organismo che io voglio guarire. In altri termini, se io voglio curare 5 bambini in più rispetto agli 85 che già curo nella leucemia linfoblastica acuta, rischio di far pagare agli altri 85 un prezzo e un carico di tossicità che li può sottrarre al beneficio della guarigione. E questo quindi non si può più fare. Tra l'altro, la storia degli ultimi 20 anni ci insegna che i guadagni in alcune patologie sono estremamente piccoli a fronte di intensificazioni importanti. Quindi oggi questa è una cosa data abbastanza per scontato, è il motivo per cui la medicina di precisione e tutti i farmaci biologici stanno avendo una esplosione da un punto di vista delle sperimentazioni, perché utilizzare più chemioterapici, più ad alte dosi, rischiare più al paziente di avere danni, addirittura anche mortali, e non aumentare le sue possibilità di guarigione. Questo nell'età pediatrica. Per quanto riguarda invece la domanda che faceva in precedenza, cioè questo penso che sia stato chiaro. Insomma, purtroppo il concetto che io ho esplicitato in quel grafico era come posso dire, un concetto teorico che io non voglio mettere in atto perché rischio veramente di avere un numero di bambini che soccombono alle mie cure quando io invece li voglio curare. Medicina di genere e spartiacque della pubertà. Certamente lei ha ragione, tocca un argomento come dire, importante. Diciamo che non ci sono studi nell'età pediatrica che consentano di individuare in questo una differenza significativa che meriti una diversificazione delle cure. Anche perché, insomma, le dirò che molto, molto spesso i bambini che si ammalano sono molto più numerosi degli adolescenti, quindi paradossalmente c'è uno iato tra numerosità dei pazienti dai 2 fino ai 12 anni rispetto a quelli tra i 12 e i 18. Quindi no, non ci sono molte, molte conoscenze su questo e credo che al momento quest'area qui non sia un oggetto di particolare studio o di particolare valutazione. Va bene, grazie. Allora, vorrei chiedere, qualcuno di voi ha domande? Non fate timidi, forza. Tutti silenziosi?
Insomma, o sono stato molto chiaro oppure Sì. Qual è il tipo di tumore più, diciamo, che si ha con una maggiore possibilità nei bambini? Qual è il tumore, diciamo, quello più Beh, purtroppo? tradizionalmente quello che è più curabile di tutti, insomma, diciamo che è la leucemia linfoblastica dell'età pediatrica. La leucemia linfoblastica è, Il non diciamo, curabile? questo è il più curabile e anche il più frequente, È il meno fortunatamente. curabile? Sì, è il meno Beh, curabile insomma, i qual è? meno curabili sono a volte talune forme di, come dire, tumori solidi, soprattutto rari, che riguardano l'area dei sarcomi, tumori cerebrali. Dove i risultati sono altrettanto favorevoli, ma certamente ancora distanti da quelli delle leucemie. Insomma, le leucemie linfoblastiche, sono la patologia più frequente tumorale dell'età pediatrica e anche fortunatamente la più curabile. Quindi noi siamo anche fortunati a fare gli oncoematologi in questo caso. Però ecco, le problematiche che abbiamo affrontato in questo seminario riguardano più a 360 gradi proprio quelle aree, quelle nicchie, quelle patologie che sono molto meno numerose, che purtroppo sono anche a volte anche molto meno curabili. Sono un po' Generalmente assimilabili a quelle che sono le malattie rare, no? Che diciamo. sono considerate malattie rare nella Orphan Drug Regulation, nell'Orphan Disease Regulation. Queste sono considerate le malattie oncologiche dell'età pediatrica, sono considerate malattie rare, perché C'è la tutto un loro problema. incidenza è inferiore a una certa soglia sotto le quali vengono considerate malattie rare. Quindi tali sono. Sì, ma infatti c'è tutto il problema delle malattie rare, sul quale c'è un investimento, diciamo, veramente molto basso, però appunto sono malattie che comunque ci sono e non è giusto che non siano, che non abbiano Sì. possibilità Ma terapeutiche. sai, E diciamo, quindi. le due aree sono le malattie sociali, no? Il diabete, l'ipertensione e tutto il resto, dall'altra parte ci sono le malattie di nicchia. Cioè, dipende un po' una società su che cosa vuole investire. Naturalmente, ci vorrebbero risorse per tutti. Per il diabete è una malattia terribile, l'ipertensione è un killer silenzioso, l'Alzheimer, piuttosto che le malattie neurodegenerative, certamente il Parkinson. Sono tutte malattie molto importanti. Poi naturalmente ci sono le malattie orfane, no? Quelle che tanto si sente dire è una malattia rarissima. Noi abbiamo visto qui bambini recentemente abbiamo visto una malattia leucemica in un bambino che aveva una malattia genetica di cui ne esistono soltanto 10 in tutto il mondo. Quindi lei si può immaginare come la rarità di queste, uno si deve inventare la cura Eh naturalmente, sì, fondamentalmente. decisamente, E decisamente sì. questo da un punto di vista regolatorio, noi lavoriamo perché questi casi così rari non siano rari e non siano soli. I medici che li curano non siano angosciati, ma che possano condividere la loro idea di cura e riportare i loro risultati in una comunità più ampia, in maniera tale che uno non vale uno, ma in questo caso uno vale 10, 100, 1000. Questo è l'obiettivo. Mettere in Allora, comune. Fare il network per noi è la cosa fondamentale. anche secondo me. Allora, c'è Selena Russo che vuole intervenire per farle una domanda. Selena vuole parlare o la domanda la faccio io? Ecco qua, buonasera, grazie. Buonasera Selena, grazie a lei. Buonasera. Buonasera, volevo innanzitutto ringraziare per l'intervento estremamente interessante. Poi volevo chiedere Dai. al professore. Se ha parlato di circa 2.000 bambini italiani diagnosticati ogni anno con tumori e volevo sapere rispetto a questo numero quanti entrano in clinical trial e come questo dato si comporta rispetto a dati europei o internazionali. Grazie. Ottima domanda. Ovviamente anche questo è un argomento che non ho potuto trattare, ma per motivi ovvi, però la domanda è molto appropriata. Questa è la cosa, secondo me, bella che ci ha portato al networking. Non far sfuggire questi pochi pazienti, le malattie rare devono essere messe insieme. Direi che in Italia, come nei paesi come l'Italia, Francia, Germania, Inghilterra, Paesi Bassi, eccetera, vorrei dire che il 99%, 98-99% dei pazienti entra in un clinical trial. Questo è garanzia di qualità di diagnosi, di appropriatezza delle cure e di certezza anche della guarigione laddove questa può essere raggiunta.
La situazione italiana è particolarmente favorevole perché se uno va a leggere, non so, mette su Google, no? Oncologia pediatrica o pediatrica oncologi, una delle cose che vengono fuori quasi sempre è la storia di un successo, la leucemia linfoblastica dell'età pediatrica in particolar modo, ma le malattie oncologiche pediatriche sono un successo per una serie di motivi che sono naturalmente complessi, ma uno dei fondamentali motivi del successo è il networking, è il fatto che entrare in un clinical trial. Esiste una messe enorme di pubblicazioni nella letteratura scientifica che dimostra chiaramente che il paziente che entra, indipendentemente che sia un bambino o un adulto, in un clinical trial ha ampie possibilità di guarigione maggiori rispetto a quelle del paziente che viene trattato fuori dal clinical trial. Questo è un fenomeno che soprattutto vale per gli americani, per gli studi americani, perché voi sapete meglio di me che la sanità europea è una sanità pubblica, sociale, in cui ci sono le associazioni dei genitori, dei consumatori, dei pazienti, ci sono le società scientifiche. Gli Stati Uniti invece hanno un approccio alla sanità che è diverso, è fatta sulla base delle assicurazioni, il clinical trial spesso non è l'obiettivo migliore dell'ospedale che ti cura, ma è quello di avere l'assicurazione che ti paga. E in un clinical trial spesso non è il modo migliore per fare questo. Si calcola che mentre la parte pediatrica degli Stati Uniti, oncologica, va nei clinical trial nella stragrande maggioranza dei casi, nell'adulto è una tragedia. Nell'età adulta gli Stati Uniti hanno percentuali di adesione ai clinical trials che sono risibili. E forse questo giustifica anche il fatto che ognuno nel proprio ambulatorio, nel proprio ospedale, cerca di curare, magari con un occhio alla scienza e un occhio anche al budget, tutti i pazienti che può e magari non si confronta con gli altri rispetto all'avanzamento. Non è un'accusa nei confronti dei colleghi americani, ma è l'evidenza di una situazione che noi fortunatamente in Europa non abbiamo. Men che meno nell'oncologia pediatrica. Oggi, per rispondere in maniera secca alla tua domanda, io potrei dire che il 98-99% dei bambini italiani entra in un clinical trial, dove per bambini italiani, fortunatamente, includo anche tutti i bambini extracomunitari che abbiano o meno una protezione assicurativa di tipo Servizio Sanitario Nazionale. E questo, me lo lasci dire, è un vanto per la nostra sanità e per i nostri sforzi. Oggi, devo dire, la regione Lombardia in cui noi ci troviamo ha il grandissimo merito, e io lo dico sempre, al di là di considerazioni politiche che non fanno parte naturalmente di questa affermazione, che qualunque bambino si presenti nel nostro pronto soccorso, che abbia o meno una tessera sanitaria, noi lo accettiamo, lo curiamo e lo curiamo al meglio delle nostre possibilità come il primo della classe di qualunque bambino italiano. Questo è il vantaggio della sanità italiana, no? Non so se si ricorda Assolutamente. che ci fu un tempo un Michael Moore che fece questo film che faceva i confronti tra i diversi tipi di sanità e la sanità italiana era, insieme a quella francese, forse tra le migliori. Esattamente, esattamente. Loro La hanno peggiore è l'americana, in assoluto la assolutamente, peggiore. assolutamente. Poi loro hanno il Canada accanto, no? Perché a nord degli Stati Uniti c'è il Canada, dove il Canada ha tradizionalmente, per la loro cultura anche parzialmente francese, hanno una tradizione di sanità pubblica e naturalmente ci sono anni luce di differenza. Insomma, per dirla in maniera brutale, negli Stati Uniti se hai una buona assicurazione e hai anche come dire, posizione sociale, questo ti può assicurare più di quanto non ti possa assicurare a un messicano o a un cinese immigrato. Purtroppo sì, l'America delle grandi aspettative da questo punto di vista non ne dà molte. Lo Va posso dire, io bene, ho lavorato negli Stati Uniti, quindi vuol dire l'ho visto anche di cioè... Ah, persona. quindi lei lo ha vissuto, io Sì. semmai lo vedo, diciamo, da lontano. Però quello che vedo mi lascia sempre molto molto perplessa, perché la salute è un bene pubblico. Sì, Allora dall'altra parte c'è... va anche detto a onor del vero che dagli Stati Uniti arrivano straordinarie, come dire, scoperte, quindi vuol dire è un mondo complesso che non è risolvibile naturalmente con una Allora, il semplice discorso affermazione. secondo me, professore, sa qual è?
è che noi investiamo poco nella ricerca. C'è un'apertura molto ampia nella cura, nella salute. Gli Stati Uniti investe moltissimo nella ricerca ed è restrittiva nella cura. Quindi sono le Diciamo due che è cose. una sintesi condivisibile. Ecco già, mettiamola così. C'è qualche altra domanda? Allora, se non ci sono domande, io veramente ringrazio moltissimo il professore per la sua disponibilità estrema, per la sua chiarezza e per averci introdotto in questo argomento così interessante, di cui molti di noi non eravamo a conoscenza. Quindi ampliare anche un po' quelli che sono i propri orizzonti è sempre importante, quindi la ringraziamo per questo. Grazie, grazie a tutti quelli che hanno ascoltato e che hanno avuto la pazienza di sentirci. Come pazienza, il piacere di È sentirvi, il per piacere, cortesia, il ok. piacere di sentirla. Allora io saluto tutti quanti Grazie, e a vi presto. dico, sì, a presto, vi dico che il prossimo seminario non sarà di mercoledì, ma di giovedì, poi vi arriveranno tutti gli avvisi possibili e immaginabili. Arrivederci professore, spero di rivederla. Arrivederci. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie, Ciao Gianni, grazie. arrivederci. Arrivederci a tutti, grazie, Ciao, ciao. grazie. Ciao.